Beh, c'è proprio tanta gente. Tanta. Dai, pur speriamo di essere all'altezza, tu sicuramente. Nicoletta. Nicoletta. Non senti? Non ti senti. Nicoletta. No, no, qui, qui Nicoletta. Qui, e beh, certo. Dai, dai, qui, qui. Guarda, guarda che c'è anche tanta gente. Dovrebbe arrivare Emilia col marito, arrivava adesso. Andiamo. Buonasera a tutti dal gruppo Scrittori Ferraresi. E siamo molto felici di vedere così tanta gente, ce n'è proprio tanta. Gina, qua bisogna fare bella figura e sicuramente Gina non mancherà di farci fare bella figura perché la conosciamo tutti, però vorrei recuperare, ho recuperato un po' il suo curriculum perché magari non tutti sanno chi è qual è la sua formazione se la ricordano. E Gina si è laureata in lettere classiche presso l'Università di Bologna e dopo anni vissuti nella scuola come insegnante di latino e storia si è dedicata alla critica storico-letteraria e annovera qua abbiamo un sacco di tantissime pubblicazioni dove risorge l'arte, rinasce il paese, Ferrara Liberty House, la Gerusalemme liberata nei disegni di Guidetti Giacomelli e poi nell'anno lucreziano 2002 ha dato il suo contributo agli studi con diversi saggi e poi tantissime altre cura di prefazioni e recensioni per lavori di poeti e narratori contemporanei. Ecco, e poi potremmo dire tanto altro di Gina. È la vicepresidente della nostra associazione, la fondatrice assieme a Nicoletta. Condividiamo l'impegno. E fondatrice dell'associazione stessa. È una grandissima appassionata della storia delle duchesse, in particolare delle duchesse estensi. Le duchesse estensi avevano innumerevoli talenti e erano delle proprie, possedevano talenti straordinari, erano delle vere e proprie anche amministratrici e politiche, oltre a occuparsi della cura della prole. E oggi Gina ci parlerà in particolare dei canoni della bellezza e la cosmesi nel Rinascimento e attraverso le parole di Gina le figure femminili del Rinascimento e sicuramente Gina saprà affascinarci attraverso la sua passione e il frutto dei suoi studi. L'ascoltiamo e le diamo la parola. Grazie. Grazie Federica, sempre molto generosa. E ben ritrovati a tutti e grazie della vostra presenza. E consentitemi di rivolgere un grazie particolare alle amiche del servizio di accoglienza alla vita qui numerose che tanto si prodigano nella nostra città per le mamme e i bambini in difficoltà. Ora, cosmesi, cosmetica. È un discorso affascinante e senza fine.
potrebbe continuare, speriamo continuerà all'infinito, senza fine. Ma l'input per questo argomento odierno, per questa nostra conversazione, mi è stato suggerito da un accattivante spot pubblicitario di qualche tempo fa, più o meno prima della pandemia. Uno spot che, rivolgendosi in modo particolare al pubblico femminile, recitava queste stesse parole che vi leggo. La cosa più preziosa che mostri è la pelle. La pelle, la nostra finestra sul mondo e al contempo l'involucro che avvolge in una carezza il corpo di cui esalta le fattezze e la bellezza. Questa consapevolezza dell'importanza della pelle e dell'apparire, del manifestarsi, è antica veramente e si perde nei primordi della civiltà. Appena risolti i problemi impellenti delle necessità, uomini e donne hanno rivolto la loro attenzione ad altri soddisfacimenti, nel desiderio di essere sani, sicuramente, certamente sani, ma anche belli, per far coincidere la sanità e la bellezza del corpo con una idea di eccellenza. E per alimentare la bellezza nacquero Remedia e Medicamina, cioè i nostri cosmetici. Cosmetici, parola magica in connessione etimologica con cosmos, che significa ordine e ornamento, ma che i greci usavano anche per indicare l'armonia e l'eleganza che governano l'universo, l'armonia dell'universo. Quindi i medicamina, i nostri cosmetici, hanno la funzione di mettere in ordine, adornare, irradiare bellezza e grazia, leggiadria ed eleganza. Già l'archeologia rupestre ha portato in luce disegni che rappresentano figure umane con il viso e il corpo dipinti, quasi un'arte del tatuaggio. Tuttavia, l'arte della cosmesi, e lo sappiamo un po' tutti, insomma, affonda le sue radici nell'antico Egitto, dove era praticata come esigenza terapeutica e religioso-spirituale. Gli egizi credevano che il corpo fosse la casa dell'anima immortale e che la bellezza potesse continuare nell'aldilà. All'interno di tombe risalenti a 5.000 anni avanti Cristo sono stati rinvenuti unguentari, portaprofumi, che hanno rivelato l'uso di composti chimici a base di piombo e olio d'oliva, essenze profumate e altri composti per curare la bellezza del corpo in generale e in particolare per truccare gli occhi, rendendoli più belli. Nella civiltà egizia, come in quelle mesopotamiche, gli occhi erano simbolo della divinità
e avevano connotazioni magico-sacrali complesse e misteriose, per cui la cura e il trucco degli occhi erano sotto la protezione della divinità, delle divinità. E in questo contesto mi pare sia inevitabile ricordare la regina Nefertiti, che voi vedete nelle immagini qui alle nostre spalle, incarnazione della bellezza. Nefertiti era moglie del faraone Akhenaton, vissuta nel XIV secolo avanti Cristo. Questa che la rappresenta è una delle immagini più famose, è il busto in pietra calcare dipinto oggi al Museo Egizio di Berlino. Osservando il volto, notiamo che il nastro sotteso alla tiara, cioè al copricapo, nasconde i capelli allo scopo preciso di evidenziare gli occhi grandi, bistrati, cerchiati di nero a forma di mandorle, ingranditi e allungati sino alle tempie, con il col nero o verde che veniva estratto dalla galena o dalla malachite, miscelato a grassi. Il particolare della pupilla che manca, magari ne parleremo dopo. Le sopracciglia, vedete, sono state rasate e delicatamente ridisegnate in modo arcuato con il caial nero, ossia sembra che questa sostanza fosse un solfuro di antimonio. Le palpebre sono state colorate applicando malachite verde in polvere, malachite verde in polvere miscelata a grassi o a saliva. Considerando tutta questa attenzione agli occhi, viene da pensare che quasi per questa immagine sia stata coniata la metafora aforistica "hai due fari per occhi". Anche noi, no? Quando vediamo un bambino con questi occhi grandi, sgranati, ci viene da dire "ha due fari per occhi". E d'altro canto, in tempi moderni, lo scrittore cecoslovacco Milan Kundera, il sostenitore della primavera di Praga del 68, scriveva che dentro gli occhi è condensata l'interiorità di una persona, e ne era già convinto anche il pittore Amedeo Modigliani, il quale molto frequentemente dipingeva gli occhi senza le iridi. Come vediamo in questa immagine, riusciamo a trovarla, di Modigliani, ecco questa fanciulla e la signora Jeanne Hébertin, fa parte di una collezione privata giapponese ed è chiamata donna con cappello, ma se vedete non ha gli occhi. E scrive Modigliani: quando conoscerò la tua anima dipingerò i tuoi occhi, gli occhi specchio dell'anima. E non possiamo a questo punto neanche dimenticare i vasi antropomorfi, i vasi donna di Pablo Picasso, prego. In essi le figure
femminili presentano occhi enormi, neri, che fissano l'osservatore in modo quasi da restarne ipnotizzati. Quindi l'importanza degli occhi nella bellezza del volto. Il primo elemento da curare, perché comunque specchio dell'anima. Ora, per tornare ai tempi antichi, non meno famose di Nefertiti, che abbiamo visto, per le loro tecniche cosmetiche erano già state le regine degli antichi Sumeri, come Semiramide, la bellissima regina degli Assiro-Babilonesi, era nota per le piante fitocosmetiche che essa stessa faceva coltivare nei suoi giardini pensili a Babilonia. Quindi possiamo anche dire che in tutta l'area medio orientale del Mediterraneo si sviluppò l'arte della cosmesi. Nell'antica Grecia le donne facevano il bagno in acqua di lavanda, massaggiavano il corpo con oli e unguenti profumati ricavati dalle piante. Così avvenne nel mondo latino, dove la cosmesi raggiunse il suo culmine, diremo, in epoca imperiale. E il poeta Ovidio dedicava un'opera ai medicamina faciei. Ben felice Ovidio che le donne si abbigliassero e si acconciassero i capelli per essere più belle e più seducenti. Alle terme di Caracalla c'erano addirittura le cosmetee, le schiave specializzate nel settore della cosmesi. Ma veniamo anche più vicini a noi. Nel nostro territorio ferrarese, in quanto erede della civiltà spinetica fiorita sulle terre del Tice e del Po tra il VII e il IV secolo avanti Cristo, dicevo, il nostro territorio può vantare una lunga tradizione di cosmesi. Le tante numerosissime tombe, non so se qualcuno di voi era presente qualche settimana fa alla conferenza del professor Andreoli e della dottoressa De Santis, che ci hanno intrattenute su un museo di Spina, su quel che contiene nella ricorrenza dei 100 anni della fondazione. Ecco, hanno rievocato questo mondo. Ecco, io mi avvicino un poco e ricordo che in queste tombe scoperte in Val Trebbia e in Val Pega, accanto a un ricco vasellame di anfore, ciotole, vasi, hanno portato alla luce una dovizia di oggetti di profumeria che oggi sono in mostra nelle teche del nostro museo archeologico, dove possiamo ammirare tanti unguentari e balsamari in vetro soffiato o in ceramica, mortai per la preparazione delle paste cosmetiche, spatole, bastoncini in osso, metallo o vetro per il trucco degli occhi. Un ricco materiale, dunque, che ci testimonia che gli Etruschi sono stati maestri profumieri, ottimi cosmetologi e che eccelsero nel fabbricare sostanze odorose e, cosa splendida, sfruttando la ricca flora
della loro terra. Ecco, se noi proseguiamo, continuiamo in questo excursus a lunghe tappe, incontriamo il mondo romano, dove autori come Plinio, Ovidio, che ho già ricordato, e altri, i quali nelle loro opere hanno tramandato ricette di cosmetica. Plinio, per esempio, ci descrive la preparazione della cerussa, quello che noi chiamiamo il belletto, una crema da viso che le dame romane preparavano facendo sciogliere nell'aceto la raschiatura di piombo, e si formava una pontiglia che veniva mescolata con unguenti e quindi applicata sul viso. Nel Medioevo la cosmetica parlava attraverso la figura, magari la vediamo, questa donna straordinaria, la figura di Trotula de Ruggero, vissuta nella seconda metà dell'undicesimo secolo, e fu la più famosa tra le mulieres salernitane. Ho pronunciato bene, professor Gazzola? Perché qui il professor Gazzola, grande latinista e grecista, ho paura a sbagliare gli accenti delle parole latine. Dunque, dicevo, Trotula de Ruggero, famosa, fu esponente della scuola medica salernitana, dove studiò e insegnò come medico, e con i suoi trattati di medicina per le donne, pensate, siamo nell'undicesimo secolo, intorno al 1000, all'epoca della famosa scuola salernitana, una donna che scrive medicina per le donne, precorse i tempi in campo ginecologico, ostetrico e cosmetico. E come esperta delle erbe scoprì il potere antibatterico della essenza estratta dai petali di rosa, essenza che aggiunta al sapone lo rendeva adatto per l'igiene intima, sicché allora, come oggi credo, si poteva dire bella come un fiore, ma anche pulita come un fiore. Ora, tutto questo patrimonio di conoscenze, di esperimenti e di prove passa attraverso i secoli fino ad arrivare, facendo un lungo balzo nel tempo, alla corte estense. A partire dalla metà circa del 400, il ducato estense divenne, al pari dell'antica città di Spina, un centro di riferimento, se non di eccellenza in Italia, per la cura rivolta al corpo nella ricerca del valore estetico della persona, al di là del puro benessere fisico. Ricerca del valore estetico della persona al di là del puro benessere fisico. Sono parole tradotte da documenti archivistici che più o meno, ecco, un po' interpretati, ci dicono questo. Quanto fossero curate, ricercate ed eleganti le dame estense, noi ferraresi lo sappiamo,
basta andare a Palazzo Schifanoia e nelle opere di Cosmetura, Francesco del Cossa, Dosso Dosse, Lorenzo Costa, il Garofalo, vediamo le nostre dame. Magari, ecco, qui ho preso una piccola immagine dove vediamo queste dame eleganti, truccate, ben pettinate, ecco, come simbolo proprio della cura della persona e della bellezza. Quindi in quegli anni di pieno rinascimento, dominati dalla vocazione al bello nelle sue molteplici manifestazioni, il bello non solo fisico-corporeo ma in tutte le manifestazioni, si imposero i canoni del fascino e della bellezza fisica femminile. E per realizzare fascino e bellezza si crearono composizioni con ingredienti ricavati dal mondo minerale, animale e vegetale, secondo procedimenti che venivano suggeriti dalla farmacopea del tempo, che vedeva monaci, aromatori e speziali, medici e trattatisti, spezierie e apoteche conventuali collaborare tutti insieme nella ricerca di quell'ideale della bellezza, fiduciosi che l'armonia del corpo, anche se turbata l'armonia del corpo, poteva essere riequilibrata con l'intervento di preparati medicamentosi e di bellezza. Pensate quanta speranza, quanta fiducia in questi prodotti di bellezza. Una bellezza, anche se turbata, poteva essere riprendere un suo equilibrio, una sua armonia. E sono i dipinti rinascimentali a testimoniarci i nuovi canoni della bellezza femminile del Rinascimento. E tra questi dipinti credo che si imponga la Venere del Botticelli, la nascita di Venere. Ci mostra il Botticelli, Sandro Botticelli, siamo nel 1485, quindi direi in pieno Rinascimento, ci mostra la bellezza intesa come perfezione e armonia tramite un incarnato perfetto e l'esaltazione delle forme prosperose ad imitazione delle tanto ammirate sculture marmoree classiche, perché il Rinascimento è recupero anche dell'arte greca. Ora parliamo dei canoni estetici. Quali erano i canoni estetici? Cosa prevedevano i canoni estetici? Un viso ben truccato, con sopracciglia rasate e ridisegnate, arcuate come aveva Nefertiti, e dovevano essere sottili e nere. Occhi con linea nera elegante, e per questa linea nera usavano la fuliggine. Quindi occhi con linea nera elegante, ciglia e palpebre ugualmente nere. Fronte alta e spaziosa. Spesso la ottenevano rasando i capelli o strappandoli con pizzette. Le labbra erano rosate o al più rosse, e incorniciavano denti bianchi e lucenti, la pelle candida come il latte,
la faccia bianchissima et bella et colorita, vale a dire con le gote leggermente colorate, i capelli lunghi, folti, biondi, color d'oro, e le mani sottili, affusolate, ben curate, bianche e morbide, come ci rappresenta Leonardo da Vinci nella Dama con l'ermellino. Siamo negli anni 1480-90, durante il soggiorno di Leonardo a Milano. La Dama con l'ermellino è forse Cecilia Gallerani, l'amante di Ludovico il Moro, e probabilmente l'ermellino, ermellino in greco si dice galè, quindi Gallerani, galè. Ecco, sulla base di queste assonanze si pensa che sia appunto Cecilia Gallerani. I canoni poi della bellezza, se li vedete, le mani lunghe affusolate che accarezzano l'ermellino, i canoni della bellezza sono descritti da Agnolo Firenzuola, monaco di Vallombrosa, nel trattato Sopra la bellezza delle donne. Ma se vogliamo riassumere, possiamo dire che in sintesi tre erano gli attributi richiesti dal trucco: bianco per pelle, denti e mani, rosso per labbra e guance e nero per occhi, ciglia e sopracciglia. Ed erano proprio le duchesse, le nobildonne stesse, non solo quelle stesse, ma di tutte le corti ovviamente, assieme ai loro uomini, e talora con l'aiuto di speziali, alchimisti, aromatori e anche con gli avvelenatori di corte, a preparare medicamenti, rimedi curativi e cosmetici. I loro prodotti venivano richiesti anche da corti straniere. Per esempio, il re di Francia chiese ad Isabella i suoi profumi, tanto che la ricerca e la realizzazione dei prodotti cosmetici erano considerate attività di alto prestigio anche per le dame di palazzo. E noi abbiamo scelto alcuni dipinti che ci mostrano tre delle più raffinate, ma anche delle più, si potrebbe dire, dure, resistenti dame del Rinascimento, legate tra di loro da rapporti di parentela, oltre che da rivalità e gelosia nella eleganza e nella moda. La prima di queste tre dame è Lucrezia Borgia. Qui la vediamo, ma poi ne parliamo di questa immagine, ma l'abbiamo vista tanto nella ricorrenza dell'arrivo di Lucrezia a Ferrara. La seconda, qui vi ricordo che Lucrezia Borgia è nelle vesti di Santa Caterina di Alessandria, mentre disputa con i filosofi e l'imperatore Massimino. L'altra dama è Isabella d'Este. La vediamo, riusciamo a vederla? La marchesana di Mantova nel ritratto del Tiziano, con questa capigliara, questi capelli lavorati, un copricapo enorme
ottenuto da un particolare modo di elaborare i capelli. La terza dama è la dama dei gelsomini. Il dipinto è di Lorenzo Credi e raffigura Caterina Sforza Riario, contessa di Imola e Forlì. Brevemente, Caterina Sforza Riario, usando una parola che fortunatamente oggi non si usa più, si direbbe sorellastra di Anna Maria Visconti Sforza, la prima moglie di Alfonso I, ossia Caterina Sforza Riario era figlia naturale di Galeazzo Maria Sforza, il padre di Anna Maria Visconti Sforza, che legittimò in un secondo momento. E Caterina Sforza ha scritto tanto nella storia, fu una donna guerriera, fu in guerra, combatté, il suo primo matrimonio fu con il nipote del Papa Sisto IV, un riario, poi sposò un giovane di 20 anni, quindi un medici da cui nacque Giovanni dalle Bande Nere, combatté contro il Valentino, contro Cesare Borgia, quindi una donna veramente che ha scritto pagine e pagine di storia, ma tutte queste dame sono legate tra di loro, come vedete, più o meno da rapporti di parentela, perché anche Caterina Sforza Riario era una delle nipoti predilette di Ludovico il Moro, come lo era Anna Maria Visconti Sforza, e poi la storia potrebbe continuare. Perché potrebbero continuare questi legami? Perché i signori delle corti rinascimentali giocavano con molta oculatezza le carte della politica parentale e la cosiddetta politica matrimoniale dell'amore, per avere più vicini, amici e avere rapporti e relazioni con le corti vicine. Ora, queste tre donne, Lucrezia Borgia, Isabella d'Este e Caterina Sforza Riario, furono a loro tempo tra le più famose inventrici e fruitrici dei loro prodigiosi cosmetici. Erano donne colte, appassionate di giardinaggio, coltivavano fiori ed erbe che tramutavano in polveri profumati, in unguenti e in cosmetici. Caterina Sforza, tra l'altro, ci ha lasciato un manoscritto intitolato Experimenti della Eccellentissima Signora Caterina, e poi continua un lungo titolo, comunque Experimenti della Eccellentissima Signora Caterina, che contiene 454 ricette, di cui la maggior parte riguardano la medicina, poche la chimica e 84 la cosmetica. E quanto alla cosmesi, si può dire che i problemi estetici del Cinquecento, anzi di 500 anni fa, forse anche di più, siano più o meno gli stessi di oggi. Così allora, come oggi, noi troviamo formule, ricette dimagranti, rassodanti, depilatorie, nonché pasticche per profumar l'alito, mezzi, polveri, sostanze liquide per rischiarar gli occhi, per far buona la vista e soprattutto per far biondi i capelli.
l'arte del biondeggiare i capelli, e qui possiamo vedere ancora Lucrezia Borgia e vedere in modo particolare la ciocca di capelli conservato in teca di vetro all'Ambrosiana di Milano, ciocca di capelli che secondo la leggenda o la storia Lucrezia avrebbe regalato a Pietro Bembo, il poeta che si pensa amante, ma forse più che amante, grande ammiratore di Lucrezia. L'arte, dicevo, del biondeggiare i capelli era particolarmente gradita a Lucrezia. E come faceva a conservare così bionda la sua chioma? Faceva bollire in acqua foglie di edera e cenere, cenere ricavata dalle radici di edera. Filtrava il tutto e vi aggiungeva 3 pezzetti di radice di rabarbaro, lasciandolo in infusione per un giorno, e poi procedeva al lavaggio e ad asciugarli possibilmente al sole, ma i giardini pensili del castello si prestavano. Un po' diversa, ma ugualmente efficace, pare la prescrizione di Caterina Sforza, sempre per biondeggiare i capelli. Caterina, la sua ricetta così recita: piglia cinabro, zafferano e zolfo e fa distillare queste cose per alambicco, e quando hai lavato la testa pettinati al sole e bagna il pettine spesso in quest'acqua distillata, e così, asciugati al sole, i capelli verranno belli, splendenti, lucidi come oro. Quindi l'azione risolutiva era affidata ai raggi solari, e le dame asciugavano le loro chiome sulle altane sopra il tetto dei palazzi. E a questo proposito, dopo, se ci sarà il tempo, ve la leggo. È gustosissima la scena che Ariosto descrive nella commedia La Cassaria, dove ritrae la scenetta di una dama che si prepara a biondeggiare i capelli. E come facevano a far crescere i capelli che avevano queste chiome così fluenti? Preparavano una pozione con malva, trifoglio e prezzemolo bolliti a lungo nell'acqua, così i capelli, si legge, diventavano veramente un'arma di seduzione. Seguiva poi la cura degli occhi. Le carte di archivio ci raccontano che Alfonso I, ancora adolescente, in visita al Papa Alessandro VI, assieme al padre, si dice che abbia incontrato nei palazzi vaticani Lucrezia, quando Lucrezia ancora neppure immaginava che un giorno sarebbe diventata la moglie di Alfonso, e si dice che il giovane Alfonso sia rimasto affascinato dagli occhi color fiordaliso. Così proprio è scritto nel documento: fiordaliso della fanciulla, quindi di un azzurro intenso. E cosa faceva Lucrezia per conservare quell'azzurro? Forse ricorreva a una ricetta simile a quella
che noi leggiamo da un manoscritto conservato presso la nostra biblioteca di Ostea e attribuito a Michele Savonarola, scritto intorno alla metà del Cinquecento. La prescrizione così recita: prendi foglie di ruta e di rose rosse che nascono nel frumento, quindi i papaveri, e fanne acqua, fanne un infuso e ponilo negli occhi prima di addormentarti e continua per più sere. Vedrai mirabilia. E infatti Lucrezia aveva occhi azzurri splendidi. Ma continua il documento, e in caso di cataracta oculi essa si può curare con poca spesa. Corteccia di rosmarino e di questo fa un frumento per naso e libererai la cataracta. Non vi consiglio di provarle, però insomma, e per ammorbidire le mani, renderle bianche, e per ammorbidire le mani e farle belle e bianche, tanto che pareranno de avorio, Caterina Sforza consigliava di lavarla con acqua in cui erano state bollite foglie e radici di ortica, oppure con l'acqua di rose o con il latte di mandorla o con il succo di limone, come ancora oggi mi consigliava una mia amica siciliana. Mi diceva: perché ti tieni quelle macchie nere sulle mani? Tutti i giorni sfrigale con una buccia di limone, vedrai che bianche diventeranno. Un'altra curiosità: nella borsetta, nella trussa delle nobildonne, non mancavano neppure le pallottole per l'alito profumato, ed è sempre Caterina Sforza Riario che consiglia di polverizzare scorza di cedro, noce moscata, chiodi di garofano e cannella, e impastare il tutto con vino e fare piccole pallottole da mangiare prima e dopo il pasto. Per completare, insomma, la bellezza del corpo, non mancavano i profumi. E in questo settore, più ancora che in altri, Lucrezia Borgia gareggiava con la cognata Isabella d'Este, che hanno sempre gareggiato nell'eleganza, ma anche nei profumi, con Isabella, che a Mantova aveva un suo laboratorio di profumeria, tanto che moderni studiosi l'hanno chiamata la Coco Chanel del Rinascimento, ovvero la prima profumera del suo tempo. E con l'introduzione in epoca rinascimentale di profumi a base alcolica, Isabella creava miscele su base di acqua di rosa, rose damascena o di rosa di maggio. È una nota così curiosa: Isabella amava tanto le rose quanto amava i ghiotti piatti ferraresi, per cui il famoso chef, lo scalco Cristoforo da Messisburgo, si dice che abbia ideato per lei la torta di rose. Quanto sia vero non so,
comunque la torta di rose ferrarese è bella, ed è bello anche pensare che sia stata inventata e creata come omaggio per Isabella. Ecco, tornando un attimo ai profumi di Isabella, usava anche il distillato di fiori di arancia, quella che in arabo è l'acqua nanfa. E questo profumo, con l'aroma degli agrumi, era particolarmente gradito a Lucrezia Borgia, che coltivava gli agrumi nei giardini pensili di Castelvecchio. Al distillato degli agrumi, Isabella aggiungeva anche piante nostrane, tipo la menta, la maggiorana, insieme però a componenti esotici come l'ambra, il muschio indonesiano, il balsamo egiziano, l'incenso arabo, e tra gli ingredienti non mancava mai il famoso zibetto, detto anche nei documenti civetta. Era una secrezione ghiandolare, così ho trovato la spiegazione, secrezione ghiandolare di gatto o di un animale etiopico. Alcuni documenti dicono che era urina di animale. Perché aggiungeva Isabella questo prodotto così profumato, diciamo così, odoroso? Perché anche le fragranze più lievi necessitavano di essere fissate da essenze animali forti. Poi facciamo un riferimento, giusto per non sembrare troppo in difesa del Ducato Estense. Il centro ideale dei profumi fu Firenze, in gara con i famosi muschiari di Venezia, i profumi fiorentini nacquero dalla sapienza dei frati domenicani, che nella loro officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella preparavano medicamenti curativi ed effimeri, ossia i profumi, con le erbe officinali dei loro orti. Con Caterina dei Medici siamo ormai verso la fine del Cinquecento. Caterina dei Medici muore nel 1589. Quando andò sposa ad Enrico II di Francia, esportò in quella terra i suoi profumi e anche il suo profumiere personale, Renato Bianco, che aprì una boutique sul Ponte Nuovo. Di queste acque profumate si faceva largo uso anche come efficaci antisettici o per disperdere gli odori corporali sgradevoli, e diluite queste acque servivano anche per profumare grandi ambienti. Infatti, ancora dai documenti, che tanti ne ho sfogliati, documenti archivistici, veniamo a sapere che con queste acque il duca Ercole I, nel 1499, dopo la rappresentazione di Commedie Plautine, aveva fatto profumare la sala grande del palazzo ducale proprio con questi prodotti. Così le acque profumate erano preferite al sapone, perché a volte era troppo alcalino, caustico. E di queste acque profumate
si faceva ampio uso, se è vero che già nei primi decenni, dopo la costruzione del castello Estense, si trovano nel fortilizio laboratori per la produzione di cera, sapone e profumi. E fra tutti questi profumi, ho finito e così non vi annoio più, fra tutti questi profumi il più famoso e miracoloso era l'acqua celesta, ideata da Caterina Sforza e così composta: salvia, basilico, rosmarino, garofano, menta, noce moscata, sambuco, rose bianche e rosse, incenso e anice, tutto in egual misura. E sentite il commento di Caterina Riario Sforza: ed è tanta virtù che li vecchi fa divenir giovani, e se fosse di età di 85 anni lo farà divenire de apparenzia de anni 35, fa de morto vivo. Cioè, se all'infermo morente metti in bocca un gozzo d'este detta acqua, più che inghiottisse, in spazio di tre paternoster ripiglierà fortezza e con l'aiuto di Dio guarirà. Grazie della vostra attenzione. Grazie, grazie, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Insomma, c'è una domanda. Un discorso lieve, penso che fosse necessario, che ne dite? Poi, se avete voglia, vi leggo la pagina della Cassaria. Cosa dici, Gina, professor? C'è una domanda. Ah, scusa, non avevo... C'è una domanda. Alla? Sì, sì, sì. Sì? Sì, sì, dunque intanto sulle gambe, qualche volta i peli sulle gambe ci sono anche per noi, diciamo, quindi le gambe dovevano essere lisce, lisce e depilate, quindi lo facevano con rasoi, si depilavano con rasoi proprio, e le ascelle indubbiamente depilate totalmente, e qualche volta anche il pube. Ah, molto spesso, molto spesso. Lucrezia Borgia di sicuro. Niente. Magari Iaia, se ci vieni a trovare, leggiamo insieme la pagina. Sì, sì. Volete che vi fa piacere? È tardi. No, no. Vi fa piacere se leggo dalla Cassaria? Certo. Ariosto, credo il padre dell'ironia, il fondatore dell'ironia, non so come dire, della piacevolezza, del garbo, insomma, Ariosto. Spendono queste femmine pur assai tempo in adornarsene, mai non ne vengono al fine, mutano ogni capello in 10 guise, innanzi che si contentino che così resti. E che fan prima col liscio, col belletto?
Oh, che longa pazienza! Or col bianco, or col rosso, mettono, levano, acconciano, guastano, cominciano di nuovo, tornano mille volte a vedersi e a contemplarsi nello specchio. In parlarsi poi le ciglie, in rassettarsi le poppe, in rilevarsi nei fianchi, in lavarsi, in ungersi le mani, in tagliarsi l'unghie, in fregarsi, stuzzicarsi i denti. Oh, quanto studio, quanto tempo se consuma! Quanti bossoli, ampolle, vasetti, oh, quanto zacchere si mettono in opera! Il minor tempo si dovea di tutto punto ornare una galea, una nave. Ariosto. Ariosto è Ariosto. Qualche osservazione, qualche... Io vorrei la ricetta. Prego. Vorrei portare a casa dettagliata l'ultima ricetta. Ricetta? Quella che fa risuscitare i morti. Ah, sì, sì, quella... Gliela do se la vuole. Questa, ma è simpatica perché c'è sempre questo pizzico di ironia, no? Perché dice proprio così: se all'infermo morente metti in bocca un gozzo di detta acqua, pur che inghiottisce, in spazio di tre paternoster ripiglierà fortezza e con l'aiuto di Dio guarirà, come a dire, insomma, a tutte le ricette del mondo non servono se non c'è l'aiuto di Dio. Ecco, sì, è molto molto bella. Ma guarda che leggere questi documenti è piacevole, anche perché si incontrano i nomi di fiori, di piante che un tempo magari si conoscevano, oggi non più. Ecco, è veramente, veramente piacevole. In altre parole, ho studiato tanto, ma mi sono anche divertita, soprattutto distratta. Mi sono allontanata dalla chiusura della pandemia, devo dire il vero, perché quando mi mettevo nello studio e guardavo fotocopie e così e leggevo il nome di questi fiori, pensavo quanto è bella la natura, che gioia, che vita, e non possiamo andare fuori. Che bello parlare con gli amici, comunicare, dire guarda, ho letto, ho imparato, e non posso raccontarlo all'amica a cosa serve l'acqua nanfa o l'acqua di rosa. E veramente mi ha questo studio molto aiutata in questo periodo così di chiusura, di anche di solitudine, perché è vero, per l'amor del cielo, la famiglia, la casa, tutto, però abbiamo anche bisogno di relazionarci col fuori, io chiamo. Bello incontrare un'amica, guardarla negli occhi, sorridere, abbracciarla. Credo che queste cose danno un senso alla vita, forse più di cose più grandi. Ma scusate, sto dicendo quello che provo io, ecco, non voglio, ma andare in Mazzini, incontrare l'amica, al mercato, che incontri tanti conoscenti, tante persone che ti dicono io ho comprato i cavoli, io ho comprato un'altra cosa, e si parla del poco, che è un tanto, che
che un tanto, perché proprio quando un'amica ti apre la borsa e dice guarda, ho comprato questi ravanelli, che bello vedere il rosso nella borsa, no? Un momento di, così, di vita, di vitalità. Ecco, allora leggere queste pagine così mi ha veramente aiutato. Quindi spero di essere riuscita a comunicare anche a voi un momento così di distrazione, e vi ringrazio tanto perché siete stati molto attenti, molto molto, quasi instillandomi un po' di soggezione, perché sentivo questo silenzio e un po' il cuore mi batteva. Prego. Sì, sì. Sì, 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 le farmacie. Sì, sì, le farmacie di Santa Maria Novella, certo. Le farmacie. È vero. Vieni a parlare qui. Che ti ricorda Quaglia. Anna Quaglia era con noi poco tempo fa, la settimana scorsa che sì. Ci ha raccontato del suo viaggio ad Oxford, sì. La prima volta ad Oxford a 20 anni. Sì, 21. 21. La maggiore età. Insomma, sono precisa, 21. No, dicevo, queste officine sì. Ci sono ancora, e sono andata un giorno e c'è talmente un profumo così intenso che sono dovuta uscire, perché proprio stordiva, però ci sono degli odori indefiniti, sì. Perché proprio un miscuglio, e me ne sono ho preso un sacchettino di erbe, profumazione per la casa, e io l'ho praticamente svuotato. Mm-hmm. Ma ho dovuto toglierlo perché per ho dovuto metterlo proprio intenso. Appena un pizzico, perché era una cosa veramente sono fortissime, sono eccezionali veramente. Beh, adesso anche le nostre moderne erboristerie sì, però non è un'altra cosa, non è la stessa cosa. Lì c'è il profumo antico, ci sono gli odori antichi proprio. Sì, sì, e ho una tavoletta di al profumo di rosa. Sì. Ce l'avrò penso da una decina d'anni, però posso garantire che quando ancora nel cassetto, quando lo apro, c'è sempre l'odore. L'odore. Mm-hmm. Sì, sì, sì. Beh, allora posso. Scusami. Prego, finito. Grazie. Posso dire una cosa personale, scusate? La mia nonna profumava la biancheria con le mele cotogne. Ora il comò cosiddetto della mia nonna l'abbiamo conservato. Ebbene, io insomma, quando ho cominciato a capire un po' di più l'importanza delle cose, e ho sentito un profumo diverso dai nostri profumi, tirando i cassetti del comò della nonna, che c'era questo profumo della mela cotogna. Io ancora nel cassetto della nonna metto la mela cotogna per conservare la biancheria, che è poi ancora la biancheria della nonna, e insomma il suo lenzuolo da sposa che abbiamo conservato con le mele cotogne, e fa un profumo gradevolissimo, proprio piacevolissimo. Ecco, è bello recuperare anche questi profumi, queste cose antiche, vecchie, insomma, o delle tradizioni della campagna, ecco, e fa piacere, insomma. Dimmi. Non ho sentito. La mela cotogna, come fai a conservarla? Ah, come. Ma guarda che nel cassetto
posto in mezzo alla biancheria, diciamo ha una durata di 6-7 mesi, dura di più del frutto che tu tieni nel cesto sul tavolo, dura molto più a lungo perché è protette al chiuso e all'ombra e in un ambiente diverso, poi avvolta dalla tela della biancheria si conserva molto meglio e dura anche a volte 8 mesi sicuramente, quasi l'annata nuova, insomma. Posso aggiungere anche una cosa? D'altra certo. parte, se pensiamo, quando non esisteva il fruttapec che usiamo ora, per fare le marmellate come conservante si metteva, si deve mettere la mela cotogna. La mela cotogna. Quindi sì. La mela cotogna di per sé è un conservante. Sì. Come lo zucchero. Ecco, certo. un altro luogo magico come profumeria spezieria, vi ricordo Camaldoli. Camaldoli, Camaldoli. I frati di sì, monaci sì. di e Camaldoli. La Verna. La Verna. Anche la Verna. È vicina alla Verna, però sì. Camaldoli c'è cioè, la sì. profumeria storica. Ah sì, a Padova, certo. Sì. Sì, monaci. Sì, dei monaci. Come diceva l'amica. E poi e poi i succhi di frutta, le bevande. E posso ricordare un'altra cosa a proposito di Nefertiti, del trucco degli occhi di Nefertiti? Sarà successo voi di vedere nei film, nelle fotografie che nel mondo orientale, medio orientale, i bambini hanno gli occhi che noi diciamo truccati, truccati al momento della nascita. Quindi il trucco, questo trucco con queste sostanze, che non stiamo a dire che cosa sono, non solo rendono l'occhio più profondo, ma soprattutto hanno una funzione antisettica, antisettica particolarmente utile nei neonati. Infatti quando i nostri neonati nascono nelle cliniche noi usiamo i prodotti di sintesi. Diciamo in queste culture che non hanno la clinica vicina si usa il Cool o Kajal anche per i neonati e sia gli uomini sia le donne si truccano gli occhi, ma sono una difesa contro i venti del deserto. Sì. Gina, una curiosità, l'occhio sì. senza l'iride. Sì, ecco, è ancora oggetto di studio. Nefertite non ha la pupilla dell'occhio sinistro. Se vi capita di cercare anche in computer, insomma, è vero lì, e fate qualche ricerca, anche gli studiosi più recenti ancora non sono riusciti a scoprire perché non abbia la pupilla. Pare comunque che sia proprio stata pensata e immaginata così. Il bianco è il calcare
è il materiale usato dal pittore. Pare che proprio sia stata ideata, pensata, immaginata così. Non c'è, proprio leggevo ieri sera per ancora essere sicura, non si trova un documento che spieghi il perché di questa pupilla che manca. Non si trova tra le carte, i documenti, gli archivi, le ricerche, gli studi, non si trova. Comunque è stupendo questo ritratto. Forse per quello che dicevi anche di Modigliani, ma è altra cosa, forse un po' per celare una parte della personalità di Nefertiti. Può essere. Certo, per non svelare tutta l'anima. L'anima, certo. Ma è una mia interpretazione, ecco, sulla base di quello che hai detto riguardo sì, anche a proposito sia di Kundera sia di Modigliani, soprattutto quando dice io dipingerò i tuoi occhi quando conoscerò la tua anima, gli occhi specchio dell'anima, insomma, ecco. E Modigliani molte volte avete il ritratto, infatti, ecco, vedete, gli occhi sono vuoti, non ci sono le pupille, così altri. Ecco, io ho scelto questo perché mi sembrava quella più chiara come immagine, come dipinto, e si trova in una collezione privata in Giappone. È stupendo il quadro. Adesso le immagini che io sono riuscita a ricavare, non diciamo che non è, non le rende giustizia, ecco. Comunque abbiamo la visione di queste pupille vuote che veramente spaventano a pensarci, eh? Pensare la persona senza gli occhi. Ecco, posso così aggiungere una cosa? Mi viene in mente così, che diciamo, questo immagine iconografica si sposa molto bene con l'arte giapponese. Se noi pensiamo all'arte giapponese, molto spesso anche loro non mettono la pupilla. E poi, diciamo, forse a parte questo, invece per Nefertiti me la sono immaginata con entrambi le pupille, entrambi gli occhi. Ma forse proprio perché le manca un occhio, a me appare ancora più affascinante. È più misteriosa. E forse da qui viene anche lo strabismo di Venere. Ecco, questo non è strabismo, però, diciamo, nella simmetria del volto c'è una asimmetria molto affascinante. Qui invece possiamo ammirare forse che l'Occidente era stato affascinato da una mostra giapponese in Francia, a Parigi, negli anni 80, 1880, e quindi ancora si sente, anche Van Gogh sente l'influsso, diciamo, l'arte nipponica ha proprio catturato l'arte occidentale, perché era un'arte sconosciuta a noi, quindi ciò che è sconosciuto ha sempre un grande fascino. E anche i profumi. Grazie Gina per averci regalato questa splendida conferenza. Vi ricordiamo che per la prossima conferenza, il 30 marzo, avremo l'onore di avere Claudio Cazzola, che per noi ha preparato, è già in programma nella Biblioteca Ariostea, nelle conferenze della Biblioteca Ariostea, ha preparato il Giardino dei Finzi Contini 60 anni dopo, perché ricorrono i 60 anni dalla pubblicazione del famosissimo romanzo di Giorgio Bassani, e sono sicura che ci stupirà ancora. Claudio, grazie per la tua disponibilità. E grazie. Sì. E Gina ha lasciato qualche libro sulle dame duchesse Stensi, e lo lascia. Se qualcuno lo vuole acquistare, è disponibile sul tavolino. Grazie e buona serata. Grazie a voi.
davvero? Sì, sì. Ciao bella.